devi rimboccarti le maniche, allenarti e combattere, non aspettarti l'aiuto di nessuno, combattere con le tue forze, con la tua testa, con la tua determinazione, e se vuoi raggiungere qualcosa devi mettercela davvero tutta. Allora, io penso che è tanti anni che corro, ho cominciato come un gioco, magari come tanti bambini che cominciano adesso, e penso che correre in bici sia stata la cosa più bella che abbia mai fatto. Ho 35 anni purtroppo, cacchio, e mi diverto ancora come quando ero bambino a correre in bici, quindi quello che posso dirvi, correte in bici, divertitevi e inseguite un sogno, perché magari il sogno a volte si realizza. In Bici Top Challenge, il nuovo circuito grafondistico nazionale che racchiude in sé alcune tra le più prestigiose manifestazioni ciclistiche italiane, in rappresentanza di 5 regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Abbonati ora e vivi anche tu un'esperienza imperdibile nelle granfondo più belle d'Italia. Vai sul sito inbicitopchallenge.net e troverai la soluzione giusta per il tuo abbonamento. In Bici Top Challenge, la sfida continua. La ricerca Mavic nasce dalla passione per il ciclismo. Ruote, abbigliamento, caschi e altri accessori che offrono una performance e un'affidabilità senza pari. Mavic ha realizzato idee pionieristiche e la ricerca continua ancora grazie al dialogo con tutti coloro che praticano il ciclismo. Tutto con gli inconfondibili colori, giallo e nero. Visita il sito www.mavic.it per conoscere tutti i prodotti, per la strada o per il fuoristrada. Mavic, performance e affidabilità senza pari. IncoSport, da oltre 40 anni al servizio dell'atleta. IncoSport Italia distribuisce integratori alimentari prodotti e sviluppati da Nutrichem, l'azienda tedesca specializzata in alimentazione. Etichette veritiere, certificazioni, tracciabilità delle materie prime e punteggio chimico sono la carta d'identità dei nostri prodotti. Tutto ciò è la garanzia più affidabile per il consumatore. IncoSport, competenza, qualità e sicurezza al servizio dell'atleta. Distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari, del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. Vidia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Contattaci allo 077-3632-619 o visita il sito www.vidiasrl.com. Il vetro è purezza, è Vidia. Ultimo chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Nibali è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito, rapporti che devo cambiare, lo stomaco dentro al giornale, per me devo restare lucido, e quanta strada che verrà, ma non mi avrai, io non mi staccherò. Guarda la tua ruota e io ci sarò. 100 e più chilometri alle spalle, 100 da fare. Di sicuro non arriva più qualcuno dei miei. Tutta quella gente che ti grida non ti fermare. E tu che mi vuoi lasciare.
Carissimi amici ascoltatori di Ultimo Chilometro, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il ciclismo alla radio. Carlo Gugliotta in voce con voi come ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30. Buon ascolto, buon tutto di quello che state facendo e soprattutto grazie ovviamente per ascoltarci anche in questo mese di dicembre. Ci avviciniamo verso la fine del 2019. Sul sito internet inbici.net, attraverso il quale andiamo in onda ogni martedì, abbiamo provato, no, come dire, a fare delle opinioni per quanto riguarda la stagione 2019, soprattutto per quanto riguarda le formazioni World Tour. Oggi trovate quindi tutto quello che riguarda le prime formazioni, le prime sei formazioni delle quali abbiamo parlato, e in modo particolare ci siamo soffermati un po' sui promossi e sui bocciati, dando le nostre opinioni. Senza dubbio la squadra migliore dal punto di vista dei risultati è stata la De Koninck Quickstep, ma sono tante altre poi le formazioni che in un modo o nell'altro hanno lasciato il segno, come ad esempio anche la Astana. Ci sono state poi ovviamente squadre che hanno deluso. Una di queste è senza dubbio la GDR, la Mondial, che purtroppo nel 2019, avendo incentrato un po' tutta la stagione su Romain Bardet che avrebbe dovuto puntare a un podio al Tour de France, non è riuscito invece a ottenere questo importante piazzamento. Su inbici.net, come dicevo, trovate l'analisi delle prime sei squadre. La prossima settimana troverete quella di altre sei formazioni, per poi arrivare fino alla fine dell'anno. Nel frattempo, a questo proposito, oggi è stata rilasciata è stato rilasciato dall'Unione Ciclistica Internazionale un comunicato nel quale si parla del World Tour 2020. Allora, le squadre per il 2020 sono tutte confermate, si aggiunge la Cofidis, squadra francese, e insieme ad essa anche la Israel Cycling Academy. Ad oggi, quindi al 10 di dicembre, l'unica formazione che manca è la Mitchelton Scott, che ancora non ha avuto l'ufficialità per il prossimo anno di vedersi rinnovare la propria licenza World Tour, però crediamo insomma che tutto possa andare come deve andare, ovvero che una squadra importante come la Mitchelton Scott possa riconfermarsi all'interno del World Tour. 18 formazioni invece hanno ottenuto la licenza Pro Team, licenza che fino al 2019 era chiamata Professional. Ci sono le squadre italiane, vale a dire l'Androni Giocattoli Sidermec, la Bardiani CSF Faizané, e tra di esse c'è anche la Vinizabu KTM, che è la nuova denominazione della Neri Sottoli KTM SL Italia, formazione che, come sappiamo bene, insomma, è diretta dal team manager Angelo Citracca e vede in Giovanni Visconti uno degli uomini più rappresentativi, anzi l'uomo più rappresentativo per quanto riguarda questa squadra, composta soprattutto da giovani talenti. Ricordiamo tra l'altro che la Total Direct Energy, in virtù del nuovo regolamento, ha la possibilità di partecipare a tutti gli eventi World Tour, mentre la Wanty-Gobert, che dal prossimo anno diventerà Circus Wanty-Gobert, potrà prendere parte a tutte le Classic Series, quindi a tutte le classiche facenti parte ovviamente dell'UCI World Tour. Questa la situazione per quanto riguarda le squadre, ovviamente per le licenze che sono state assegnate dall'Unione Ciclistica Internazionale. Ricordiamo per l'appunto che siamo ancora in attesa dell'ufficialità, che anche la Mitchelton Scott possa essere
essere una World Tour, ma ripeto, ci possono essere in questi casi delle lungaggini burocratiche, e non mi sento di dire che il prossimo anno la Mitchelton Scott non ci sarà, anzi tutt'altro. A questo punto si va verso un World Tour a 19 squadre, perché la Israel Cycling Academy ha rilevato la licenza della Katyusha, che quindi dal prossimo anno non ci sarà più, mentre alle 18 formazioni che fanno parte della cosiddetta Champions League, chiamiamola così, del ciclismo internazionale, si aggiunge un'altra squadra molto importante, lo abbiamo sempre detto, che è la Cofidis, che è stata una professional per tanti anni, ma è una squadra che esiste dal 1996 e che ha ottenuto trionfi importantissimi lungo tutti questi anni, tra l'altro diretta dal direttore sportivo Roberto Damiani, che salutiamo, e quindi a maggior ragione noi siamo felici che la formazione francese possa essere nel novero delle squadre World Tour. Ricordiamo appunto che la Direct Energy nel corso dei giorni scorsi aveva già annunciato che avrebbe rinunciato a partecipare al Giro d'Italia, e questa chiaramente è una notizia che di per sé fa discutere, perché vuol dire che il nuovo regolamento dell'UCI fa un po' acqua da tutte le parti, ecco, nel senso che una squadra quando è professional poi diventa sempre difficile, no? Come dire, andare a far fronte a tutti questi impegni gravosi che chiaramente poi arrivano sulle squadre, perché ripeto, non è semplice poi con il roster di una squadra professional in una stagione andare a fare Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta a Spagna. Sicuramente la Total Direct Energy ha grandissimi meriti, lo diciamo chiaramente, però andare a affrontare tutti e tre i grandi giri non sarà difficile solo per loro, ma sarà difficile anche per tantissime altre squadre che nei prossimi anni magari si vedranno promosse momentaneamente nella categoria World Tour, e quindi qualcuna dovrà rinunciare a parecchi inviti. Di contraltare, comunque, dobbiamo dire che avere la certezza di partecipare a un certo numero di gare permette anche una grandissima preparazione, e una squadra così forte come la Total Direct Energy sicuramente potrà esprimersi ancora meglio nel corso della prossima stagione. Usciamo però un attimo dal ciclismo professionistico, perché la scorsa settimana non siamo andati in onda in quanto siamo stati ospiti della Israel Cycling Academy nel ritiro che si è svolto in Croazia, mentre in questi giorni la squadra si trova proprio in Israele e domani ci sarà la presentazione ufficiale. Nei giorni in cui siamo stati con la Israel Cycling Academy abbiamo avuto il piacere di intervistare l'ex corridore Vladimir Mihojevic, corridore croato, 16 credo giri d'Italia all'attivo, comunque più di 10 sicuramente, è stato uno dei gregari più importanti per tantissimi corridori che appartenevano al team Lampre Merida, e quindi con lui abbiamo parlato di Istria 300, perché Vladimir Mihojevic si è buttato in questa nuova avventura, ovvero proporre una gara molto particolare di 300 km ai cicloamatori. La gara si svolgerà il 10 ottobre 2020 proprio in Istria. Andiamo però ad ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con lui, proprio per non anticiparvi nulla. Fammi il piacere. Allora, Vladimir Mihojevic, prima di tutto ti chiedo se Istria 300 la dobbiamo più definire una gran fondo o una randonnée, perché ha delle regole un po' particolari, diciamo. Sì, non è gran fondo, competizione non è un motivo primario, anche se competizione e premi per migliori esisteranno su Istria 300. E quello che Istria 300 vuole essere una possibilità e un evento dove i partecipanti avranno opportunità di vivere una esperienza unica, percorrere 300 km sulle strade completamente chiuse, su posti, toccare posti bellissimi che fino adesso forse non hanno scoperto o forse non potevano neanche immaginare che esistessero così vicino all'Italia, no? E
alla fine Istria 300 vuole anche muovere una cosa globale di prendere un evento di 300 km come una cosa che presenterà un motivo dove gente riesce a rompere barriere psicologiche, dove riesce a creare una identificazione con capacità di percorrere 300 km e siamo sicuri quelli che riusciranno avranno tanti benefici nella vita normale, perché diventeranno sicuramente persone molto più forti, molto più convinte nelle loro capacità. E se sappiamo, esiste Ironman, no? Diverse federazioni, veramente Ironman, fare Ironman è un simbolo di carattere, no? E Istria 300 secondo noi sarà stessa cosa, un simbolo di carattere, un simbolo di forza mentale e fisica. E dopo non è tutto nel correre in bici, no? Tutto intorno sarà un edonismo assoluto, no? Cura per le famiglie, eventi expo, eventi lezioni di nutrizione nello sport, periodizzazione di allenamenti, diciamo una opportunità unica di educazione da livello di persone che lavorano e hanno esperienza di lavoro in squadre World Tour. E credo che in questo momento non ci sia un evento ciclistico così completo, non so in Europa però, o in mondo o in regione, però credo che alla fine uscirà fuori un premium product per partecipanti, amici, famiglie, tifosi e tutti quelli che lavoreranno anche sul progetto. Di prima parlavi di strade interamente chiuse al traffico, che è un sogno, diciamo, no? Un po' per tutti i ciclisti. Ci sarà comunque la possibilità della partenza alla francese oppure bisognerà partire tutti insieme allo stesso orario? No, si parte alle 7:30 in mattinata e si finisce ultimo che viene inserito nel comunicato, arriva alle 19:30 con fuochi di artificio per celebrare quello ultimo che è riuscito a entrare dentro. Parlavi prima in conferenza stampa anche di un, non so se è corretto definirlo, limite di velocità, sì. Cioè non si possono superare i 25 km orari di media. No, si devono superare se vuoi rimanere dentro, perché 25 km orari in 12 ore faranno 300 km. Se un partecipante sarà più lento di 25 km orari al chilometro 59, dove c'è punto A per far girare sì, dove l'organizzatore decide per tutti quelli che sono più lenti che devono fare percorso più piccolo, e altro punto intermedio è chilometro 159, dove tutti quelli che saranno più lenti di 25 all'ora non potranno proseguire verso percorso di 300 km, invece dovranno fare 235. Facendo così assicuriamo che sicurezza, livello di sicurezza rimane al massimo, e daremo anche possibilità a gente di cercare di trovare un motivo per l'anno successivo di allenarsi, prepararsi meglio e essere più veloce e stare sul percorso più lungo di anno precedente. Certo. Ti faccio anche una domanda a questo punto sulla Crow Race, visto che sei organizzatore di questa corsa professionistica che ha cambiato nome, diciamo, prima era Tour of Croatia e da quest'anno Crow Race. Come crescerà nel corso dei prossimi anni questa gara, anche perché ha subito una variazione in calendario abbastanza importante, insomma dalla metà di aprile è passato comunque a ottobre?
Ah, sì, io, Tour of Croatia era prima impostato a metà aprile perché io come corridore preparavo 10 giri d'Italia in fila. Allora ho riconosciuto questa data che praticamente coinvolgeva con Giro di Trentino e Flèche Wallonne e Liegi come una data buona per preparazione di Giro d'Italia per corridori non puri scalatori, no? Gara offriva un percorso misto e dava occasione a corridori professionisti di fare una ultima prova prima di partecipazione a Giro d'Italia. E cambiamento del nome e cambiamento della data, e abbiamo posizionato un'altra data che secondo me come direttore della corsa è anche buona, molto buona. E due giorni dopo mondiali, lo sappiamo che settimana dei mondiali quanti corridori corrono 200 corridori professionisti e altri 500 stanno a casa e però devono completare la stagione fino al Giro di Lombardia o fino a Guangxi. Vuol dire che subito dopo mondiali hanno opportunità di avere una gara valida di 6 giorni con percorso misto, forse un po' scomodo. Scusa, ti interrompo, un paragone importante: la Cro Race potrebbe diventare un po' come la Tirreno Adriatico, nel senso che in quel caso una corsa di preparazione per la Sanremo, questa potrebbe essere una preparazione per il sì. Lombardia. Lo sappiamo che alla fine stagione i corridori arrivano sempre un po' stanchi e che è più facile andare a correre che allenarsi, rimanere concentrato per allenamenti a casa. E così partecipando a Cro Race con un percorso misto hanno opportunità di veramente mantenere condizione e alla fine ottenere un risultato buono a Giro di Lombardia o andare anche avanti per Guangxi. Così fine stagione e dopo tempo è quasi più sicuro di trovare tempo bello perché quest'anno in Croazia la gente faceva bagno fino a ottobre, anche se noi abbiamo trovato un giorno di bora che alla fine diventerà nostro brand, sembra, sulla terza tappa, però anche queste situazioni fanno vedere il livello di organizzazione, se riesce a gestire imprevisti così che non possono influenzare. Come abbiamo potuto ascoltare, non abbiamo parlato solo della Cro Race, ma abbiamo parlato anche di Istria 300, quindi insomma diversi argomenti insieme a Vladimir Mihojlovic, che ricordiamo chiaramente soprattutto per il suo passato come ciclista professionista. Diverse notizie importanti sono arrivate in questi giorni, anche notizie diciamo che riguardano un po' tutto l'ambito sportivo e non solo quello ciclistico, come ad esempio questa importante notizia di ieri: la Russia sportiva è stata bannata per 4 anni. La Russia, per violazioni sistematiche ai controlli antidoping, è squalificata con effetto immediato da tutte le grandi competizioni nei prossimi 4 anni. Tranne gli europei di calcio, nel senso che la Russia non potrà prendere parte come nazionale a nessun evento di nessuno sport. Gli atleti che riusciranno a dimostrare di essere completamente puliti potranno tornare a gareggiare, ma sotto bandiera neutra, a mondiali, europei e competizioni varie di qualsiasi sport. Chiaramente c'è già stata la reazione del governo russo verso il CIO e quindi cercheremo di capire, questa è una vera e propria bomba che scoppia a praticamente 8 mesi dai Giochi Olimpici di Tokyo, quindi concerne un po' tutti gli atleti di tutte le varie discipline olimpiche, chiaramente, ma non solo di quelle olimpiche, quindi chiaramente è un vero e proprio terremoto, ecco, diciamo che molti non se lo aspettavano.
però era un po' nell'aria, spesso si parlava proprio di questa possibilità che si potesse allontanare la Russia dai giochi olimpici. Certo, ripeto, si tratta proprio di un atto di forza da parte del CIO, che così comunque mette di mezzo un po' tutti gli atleti della Russia, e chiaramente a questo punto, quindi anche per quanto riguarda il ciclismo, non vedremo al via dei giochi olimpici la nazionale russa. Vedremo se comunque qualche atleta russo riuscirà a gareggiare sotto bandiera neutrale, oppure se ci sarà magari qualche cambio di tesseramento, o meglio, più che di tesseramento, proprio di nazionalità, magari per qualche corridore russo che vive all'estero. Certo, siamo molto curiosi di capire come evolverà questa situazione. Sei bella mezza estate. Allora, come vi ho detto in apertura di trasmissione, quest'oggi è nata ufficialmente la Vini Zabu KTM, questo team che trova quindi come main sponsor al posto di Neri Sottoli Vini Zabu, che fa parte comunque sempre del gruppo Farnese, quindi logicamente, ecco, il nome di Farnese sappiamo che è molto famoso nel mondo del ciclismo. Vini Zabu sarà nuovo title sponsor del gruppo sportivo del team manager Angelo Citracca. L'accordo è la conferma della bontà di un progetto portato avanti con entusiasmo da Maurizio Formichetti, responsabile aziendale delle sponsorizzazioni, e dalla determinazione delle cantine Cellaro, parte importante della joint adventure con il gruppo Farnese nella creazione del marchio Vini Zabu. Ovviamente il legame sarà molto forte, soprattutto con la Sicilia, è legato non solo dalla presenza del vino fatto con uve siciliane, ma anche proprio dalla presenza di Giovanni Visconti, corridore siciliano che è tornato insieme ad Angelo Citracca dopo diversi anni con la Movistar e con il team Bahrain Merida. Angelo Citracca afferma: con il gruppo Farnese c'è stato un avvicinamento graduale nel corso dei mesi, e sicuramente ci ha aiutato la presenza di Giovanni Visconti, che grazie al suo rendimento ha suscitato il grande interesse di un marchio siciliano molto importante. Ovviamente ottenere la wild card al Giro d'Italia è il grande obiettivo di questa squadra, che l'anno scorso è stata tenuta fuori dagli inviti al Giro d'Italia. Ricordiamo, adesso in linea teorica, dopo la rinuncia della Total Direct Energy a partecipare al Giro d'Italia, è chiaro che tutti si aspettano per il Giro l'invito a tutte e tre le professional italiane, ovvero Bardiani, Androni e proprio Lavini Zabu, che a questo punto potrebbe rientrare al Giro d'Italia dopo un anno, chiamiamolo così, sabbatico, in cui non c'è stato l'invito, verso la Corsa Rosa. Ricordiamo che solo dopo le festività natalizie, quindi verso i primi di gennaio, verranno ufficializzati gli inviti per quanto riguarda il Giro d'Italia 2020, che partirà dall'Ungheria. Quindi attenderemo ancora qualche settimana prima dell'ufficialità degli inviti anche a tutte le altre corse RCS. Nel frattempo rimanete sintonizzati con Ultimo Chilometro, perché avremo una seconda parte davvero ricca di altri ospiti, quindi rimanete con noi. Si parte sul serio, dai, partiamo alla grande, partiamo da sta. Devi rimboccarti le maniche, allenarti e combattere, non aspettarti l'aiuto di nessuno, combattere con le tue forze, con la tua testa, con la tua determinazione, e se vuoi raggiungere qualcosa devi mettercela davvero tutta. Allora, io penso che è tanti anni che corro, ho cominciato come un gioco, magari come tanti bambini che cominciano adesso, e penso che correre in bici sia stata la cosa più bella che abbia mai fatto. Ho 35 anni purtroppo, cacchio, e mi diverto ancora come quando ero bambino a correre in bici, quindi quello che posso dirvi: correte in bici, divertitevi e inseguite un sogno, perché magari il sogno a volte si realizza. Il Natale è Vidia,
regala le bottiglie di olio extravergine di oliva nelle bellissime confezioni regalo. L'olio Vidia è realizzato esclusivamente con olive della provincia di Latina. Il colore intenso e il sapore fruttato lo rendono un'idea regalo perfetta per le persone a cui vuoi bene. Richiedi l'olio Vidia nelle confezioni regalo a nome di Ultimo Chilometro e ci sarà un importante sconto per te. Spedizione in tutta Italia. Contattaci allo 0773 632619 o sul sito www.vidiasrl.com. L'olio purezza è Vidia. In Bici Top Challenge, il nuovo circuito grafondistico nazionale che racchiude in sé alcune tra le più prestigiose manifestazioni ciclistiche italiane. In rappresentanza di 5 regioni, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Abbonati ora e vivi anche tu un'esperienza imperdibile nelle gran fondo più belle d'Italia. Vai sul sito inbicitopchallenge.net e troverai la soluzione giusta per il tuo abbonamento. In Bici Top Challenge, la sfida continua. La ricerca Mavic nasce dalla passione per il ciclismo. Ruote, abbigliamento, caschi e altri accessori che offrono una performance e un'affidabilità senza pari. Mavic ha realizzato idee pionieristiche e la ricerca continua ancora grazie al dialogo con tutti coloro che praticano il ciclismo. Tutto con gli inconfondibili colori, giallo e nero. Visita il sito www.mavic.it per conoscere tutti i prodotti, per la strada o per il fuoristrada. Mavic, performance e affidabilità senza pari. Incosport, da oltre 40 anni al servizio dell'atleta. Incosport Italia distribuisce integratori alimentari prodotti e sviluppati da Nutrichem, l'azienda tedesca specializzata in alimentazione. Etichette veritiere, certificazioni, tracciabilità delle materie prime e punteggio chimico sono la carta d'identità dei nostri prodotti. Tutto ciò è la garanzia più affidabile per il consumatore. Incosport, competenza, qualità e sicurezza al servizio dell'atleta. Vidia distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari, del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. Vidia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Contattaci allo 077 36 32 619 o visita il sito www.vidiasrl.com. Il vetro è purezza, è Vidia. Eccoci di nuovo, seconda parte di Ultimo Chilometro, ancora Carlo Gugliotta in voce con voi attraverso il sito internet inbici.net, con il quale andiamo in onda in diretta streaming. Un saluto anche a tutti coloro che ascoltano questa puntata in replica, in podcast, e questa sera sono molto felice perché abbiamo in collegamento telefonico con noi una delle rivelazioni della stagione 2019, ovvero Simone Velasco. Ciao Simone, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Allora Simone, diciamo che hai un po' legato il tuo nome a quello del trofeo La Iguaglia, perché chiaramente tu ce l'avevi detto un anno fa quando ti avevamo intervistato: voglio partire molto forte e fare molto bene. Certo, da qui a vincere quella che è un po' la gara di apertura, no, della stagione in Italia, ce ne passa, quindi direi che ha avuto un avvio di stagione con il botto. Ma sì, dai, si vede che anche l'intervista ha portato fortuna. A questo punto te ne faremo altre, dai. Appunto, a parte gli scherzi, sì, ci tenevo a partire bene con il piede giusto nella stagione. E dai, dopo una prova delle gambe in Argentina, poi siamo arrivati in Italia, mi sono accorto subito che stavo bene e alla fine è arrivato questo primo successo per professionisti e non potevo chiedere di meglio. Vincere tra l'altro in una corsa come,
come l'Aiguella, a cui ho sempre tenuto molto, penso che sia un sogno realizzato, quindi direi che la stagione era partita nel migliore dei modi. Sì, come hai affrontato poi tutto il resto della prima parte di stagione? Perché poi, tra l'altro, lo sappiamo bene, insomma, per le professional la prima parte di stagione forse è un po' più piena di impegni rispetto alla seconda. Ma sì, sicuramente, noi siamo partiti subito con un calendario molto impegnativo e infatti ho corso molto nella prima parte di stagione fino a maggio e niente, ho cercato di gestirmi bene e sono riuscito comunque ad essere competitivo bene o male in tutte le competizioni a cui ho preso parte e lo dimostrano alla fine anche i risultati, sono stato costante fino a Francoforte che era il primo di maggio. E poi dopo un blocco così di gare bisogna solo tirare il fiato, recuperare le energie fisiche e mentali e ripartire per una seconda parte di stagione al massimo dei livelli. Eh sì, assolutamente, sei andato molto bene anche in America dove sei riuscito ad ottenere un terzo posto in una tappa del Tour of Utah, però direi che il meglio di te poi lo hai fornito di nuovo nella seconda parte di stagione, perché comunque tolto in Lombardia, che è una classica monumento che magari non è ancora nelle tue corde, però nelle classiche italiane di fine stagione ti sei sempre fatto valere anche come gregario di Giovanni Visconti. Sì, sicuramente nel finale stagione ero in ottime condizioni, infatti devo essere sincero, mi è dispiaciuto un po' non essere stato preso in considerazione anche nei sedici nomi della nazionale per i mondiali. E poi purtroppo sono stato colpito da un virus influenzale l'ultima settimana e a Lombardia sono arrivato che non so neanche io come ho fatto a finirlo, se devo dire il vero. Non ho dormito tutta la notte, sono stato male tutta la notte, febbre, e ho finito 7 ore di corsa lo stesso. Quindi alla fine è stato un bilancio positivo. Sono stato d'appoggio a Giovanni, cosa importante. Siamo arrivati a giocarci la Coppa Italia fino all'ultima corsa, purtroppo poi non siamo riusciti a vincerla, ma queste sono le gare, c'è chi vince, c'è chi perde. Ah, questo sicuramente, ma quindi Simone, ci stai dicendo comunque che un rammarico in questa stagione positiva c'è, che è la nazionale? Ma c'è sicuramente, fa sempre piacere essere preso in considerazione e vestire la maglia azzurra, poi quelle sono scelte che non aspettano solo al CT, quindi certo. Uno tiene buone quelle e va bene così, sicuramente ci riproverò in un futuro. Beh, certo, anche perché sicuramente non mancherà occasione, magari ci saranno anche dei mondiali un po' meno duri rispetto a quello di quest'anno che è stato veramente da tregenda per la pioggia e per tutto quello che hanno vissuto i corridori. A te piace correre con la pioggia, Simone? Guarda, ti dico la verità, vengo dal ciclocross e dalla mountain bike, ecco. Quindi quando piove non è che mi dispiace proprio così tanto, poi guido bene la bici, quindi è un punto a mio favore. Ti trovi, però, a tuo agio, diciamo. Sì, ecco. Col sole è sempre più bello, perché ovviamente, è ovvio. Ovviamente, però, ovviamente. Sai, ci sono quei corridori che tutto, con però la pioggia si spegne proprio la luce, no? Perché effettivamente molti forse non sono neanche abituati, nonostante siano professionisti da tanti anni. Ma sì, penso sia più che altro un approccio mentale alle condizioni a cui va incontro. E c'è chi è per risposte e chi no, quindi non penso che sia una cosa fisica vera e propria. Io non mi trovo male, quindi per me non cambia niente. Se sono motivato va bene che ci sia la pioggia, che ci sia il sole, che ci sia la neve, che c'è tutto, e si va e si pedala. Assolutamente. Simone, il prossimo anno farai parte della Gazprom Rusvelo, questa importante squadra professional insomma, ha un roster abbastanza importante, direi, anzi molto importante, anche perché ci sono tanti nomi italiani. Oltre al tuo c'è quello di Cristian Scaroni, ci sono Imerio e Damiano Cima e anche Marco Canola. Ovviamente poi c'è anche tutto un blocco di corridori della Russia che fanno parte chiaramente di questa formazione. Con quale approccio ti avvicinerai alla Gazprom Rusvelo?
Ma guarda, devo dire che i ragazzi sono tutti disponibili e gli italiani li conoscevo di già, quindi tra noi non c'è sicuramente problema. Adesso siamo a ritiro tutti insieme qua a Calpe fino al 23 di dicembre per mettere le basi della prossima stagione. E niente, è una squadra super organizzata, come penso che si possa vedere anche dall'esterno, non manca niente, ci mettono nelle condizioni di dare il 100%. Ora vediamo come andrà, come partiremo. Certo, ma diciamo, nella tua carriera, secondo te, come ha influito questo 2019 con la Neri Sottoli, KTM? Perché immaginiamo sia stato anche un po' un anno, forse anche di svolta per te dal punto di vista mentale. Sì, era già qualche anno che purtroppo non riuscivo ad esprimermi a livelli ancora abituato nelle categorie inferiori, e causa vari problemi un po' fisici di qua e di là, una cosa o un'altra, insomma alla fine non ero mai ad altissimi livelli. Ho iniziato a ritornare competitivo nella seconda parte del 2018 e da lì è stata tutta una strada in crescendo, e è stata un'ottima cosa sicuramente anche dal punto di vista mentale, mi ha cambiato completamente e sono tornato a pensare in modo vincente come pensavo una volta. Se mi trovo davanti non sto a pensarci due volte, non mi devo neanche mettere a pensare a cosa devo fare, le cose mi vengono spontanee. Ma ti chiedo a questo punto, Simone, qual è la corsa sulla quale tu vorresti mettere un cerchietto rosso per il 2020? Ce n'è una? Ora aspettiamo un po' gli inviti, vediamo come, certo. Siamo una professional, quindi non siamo ancora sicuri al 100% delle cose che andremo a fare, ma qualche classica di primavera non sarebbe male, ce n'è qualcuna andata a me, vediamo di fare bene. So che è molto impegnativa e sono gare di una caratura molto superiore rispetto a quelle a cui sono abituato, però sognare non costa niente, quindi tanto vale provarci. Quando c'è la testa, poi le gambe arrivano anche quelle. Le gambe girano. Ti chiedo anche, anzi ti giro un messaggio di un nostro ascoltatore, Andrea. Ho un ricordo di Velasco in un bar ad Onoratico, dispiaciuto per il ritiro. Auguro a questo campione di guardare anche le sconfitte per avere determinazione in futuro, e un augurio con il nuovo team. Beh, direi questo è un bel messaggio, insomma. Un ritiro non è mai facile, no? Poi soprattutto ad Onoratico. Ma corretto, là non mi ero ritirato, proprio non ero partito. È l'anno della mononucleosi, il mio primo anno da prof, e quindi non ero proprio partito. E avevamo scoperto da poco che avevo la mononucleosi, ero ritirato appunto ad Onoratico prima del debutto stagionale, e abbiamo scoperto questa cosa e mi hanno rimpiazzato con un altro corridore. Eh sì, quindi ancora più demoralizzante, immagino, questa notizia. Esatto, ecco, sì, immagino tutta non la sia trafila stata che c'è stata dietro è stata abbastanza lunga. Già, è vero. Simone, in bocca al lupo chiaramente per il 2020 e ci risentiamo presto. Grazie a Simone Velasco, buona serata. Grazie mille a voi, buona serata. Ciao. Oh, torniamo a parlare di Israel Cycling Academy, perché abbiamo incontrato chiaramente al ritiro della Israel Cycling Academy, dove siamo stati ospiti la scorsa settimana, Davide Cimolai, con il quale abbiamo scambiato qualche battuta. Ascoltiamo. Allora Davide, eccoci nel ritiro, siamo in piena preparazione, diciamo, invernale, no? Per il 2020. Allora, raccontaci un po' come sono queste giornate qui in Croazia. Sappiamo che poi subito dopo dovrete andare a fare la preparazione invernale in Israele. Beh, un bel ritiro di 16 giorni, lo reputo buono, insomma, per cominciare bene la stagione. Quest'anno hanno deciso di portarci 4 giorni qui in Istria, a Parenzo, e lo trovo una bella scelta. Comunque conosco abbastanza bene le strade e direi che
che è stata una bella scelta, dai. E veniamo un po' anche a questo 2020 che si preannuncia particolarmente degno di appuntamenti. La preparazione in Israele, tu hai mai fatto l'anno scorso ad esempio la preparazione in quelle zone? Sì, ci hanno portato quest'anno a gennaio ai nuovi arrivati, abbiamo fatto una settimana tra Tel Aviv e Gerusalemme e devo dire che è stata una bella esperienza. Non ero mai stato in Israele e mi ha colpito soprattutto Gerusalemme, al di là del fatto che comunque già a gennaio hai temperature gradevoli, è stato bello anche vedere un po' la città, però ripeto, temperature e strade sono favorevoli a noi ciclisti, ecco. Bene. E veniamo al 2020. Allora, come hai detto anche prima, durante la conferenza di Istria 300, obiettivo principale Milano-Sanremo. E ovviamente è una corsa di un giorno, anche là di 300 km, dove bisogna dare il tutto per tutto. Quest'anno sembravi comunque in grado di potercela, sì, fare. Cos'è che non è funzionato? Ma penso di non essere mai arrivato così preparato a un appuntamento, perché comunque alla Tirreno mi è sfuggita la vittoria per un soffio, ma mi ha battuto comunque alla Philippe, che la settimana dopo porto a casa la Sanremo. È stata la Sanremo imprevedibile. Perché? Perché dipende da quali ambizioni hanno la maggior parte delle squadre. Quest'anno la Quickstep puntava, secondo me, a fare la corsa dura. C'erano tante squadre che puntavano a fare la corsa dura ed effettivamente è venuta fuori più dura degli altri anni. Già sui capi i primi velocisti cominciavano a staccarsi. Io l'ho notato. Non ho grossi rimpianti, perché comunque 15-20 corridori che sono arrivati davanti a me è tutta gente che effettivamente sulla carta è più forte di me in salita. Quindi vediamo, nel senso, cercherò di migliorare ulteriormente nel 2020 e insomma portare a casa il risultato che mi manca e che sogno. E Davide, la convivenza con André Greipel, perché insomma è sempre un corridore di punta, sì, chiaramente, no? Magari tu hai delle caratteristiche, forse tu, sì, sei più adatto alle classiche rispetto a lui, però... Sì. Vi dividerete, correrete insieme? Avete già parlato un po' di questo? No, non abbiamo ancora parlato di programmi. È normale che l'arrivo di Greipel a me personalmente fa solo piacere, perché lo conosco a livello personale, lo reputo una gran persona. Lui è molto intelligente e sicuramente saprà come comportarsi. E lo vedo tanto uomo d'esperienza, e quindi cercherò di imparare da lui, insomma. E questo sicuramente. Ti chiedo anche, insomma, oltre alla Milano-Sanremo, se l'UCI dovesse accettare la richiesta per far diventare World Tour la Israel Cycling Academy, avrai l'opportunità di correre corse come il Giro delle Fiandre, sì, la, sì, Parigi-Roubaix, sì, sì. Come sarà tornare in quelle corse dopo che sei mancato per un po' di tempo, diciamo? Ma alla fine, diciamo che quest'anno che non ho potuto partecipare alle classiche del Belgio, perché anche in Franche de Gé le ho fatte, ritornare è una gran opportunità. Dobbiamo ancora decidere i programmi dei grandi giri. In base a quello deciderò quali classiche fare. Nella mia testa è normale, mi piacerebbe tornare alla Gambevegen e al Fiandre, soprattutto questi due. E domani avrò il meeting con i direttori e decideremo, insomma, il programma. Questa sera sono davvero molto felice di ritrovare, dopo un po' di tempo, in collegamento telefonico con noi Mattia Cattaneo, per pochi giorni ancora un corridore dell'Androni Giocattoli Sidermec. Ciao Mattia, ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Allora Mattia, facciamo un commento, direi, sulla tua stagione 2019, anche in previsione che nel 2020 tornerai nel World Tour con la De Koninck Quick Step. Ricordiamo, tu sei stato nel World Tour con la Lampre Merida per quattro stagioni, più una da
come dire, da stagista, e poi sei approdato all'Androni Giocattoli Sidermec, un po' come una scommessa per Gianni Savio, e direi, caro Mattia, una scommessa vinta, anche perché la Deconinck Quickstep, se non erro, ti ha messo sotto contratto per 2 anni, giusto? Sì, ho firmato 2 anni per la Deconinck e, come hai detto te, devo ringraziare tantissimo Gianni che mi ha dato l'opportunità di scattarmi e tutta l'Androni Giocattoli, per questi 3 anni che per me sono stati fondamentali, ecco. Ecco, cosa sei riuscito a ritrovare? Perché ricordiamolo, tu sei passato professionista nel 2013 come uno dei migliori dilettanti che c'era in circolazione. Ecco, cosa sei riuscito a ritrovare dopo questi anni trascorsi con l'Androni Giocattoli? Sicuramente più sicurezza in me stesso come prima cosa, e poi comunque una testa diversa. Sono maturato tanto da questo punto di vista, oltre che dal punto di vista fisico, e niente, credo di essere nel periodo migliore, diciamo, nell'età migliore per un corridore, quindi cercherò di sfruttare al meglio l'opportunità che mi è stata concessa dalla De Koenig questi 2 anni. Eh sì, ricordiamo che hai 29 anni, quindi sei nel pieno proprio della maturità fisica e direi anche mentale per un atleta. Ti chiedo, Mattia, secondo te questo 2019 è stata la migliore stagione finora da quando sei professionista? Ma in realtà sì, penso di sì. Anche la prima con l'Androni era stata un'ottima stagione, però credo che i risultati che sono riuscito ad ottenere quest'anno, soprattutto nella prima parte di stagione fino al giro, possano considerare questa come la stagione migliore finora, ecco. Eh sì, sicuramente. Faccio anche una considerazione con te, Mattia. È sempre molto difficile, no, per le squadre professional che vanno forte al Giro d'Italia, come ha fatto l'Androni, riuscire ad andare forte anche nella seconda parte di stagione. Forse questo è dovuto anche un po' dal calendario, mi verrebbe da dire che rispetto alle World Tour è un po' meno completo, ecco, diciamo, mentre nella prima parte è molto più fitto. Che opinione tu hai in merito riguardo questo? Ma sono concordo su quello che hai detto te, nel senso che c'è una prima parte di stagione molto impegnativa per le professional italiane, soprattutto per il discorso ciclismo Cup, che concentra le corse più, la maggior parte delle corse più importanti fino al Giro d'Italia o poco dopo. E poi c'è un buco enorme per le squadre professional, che per le squadre pro tour è colmato da Tour de France, Polonia e queste corse di luglio, metà agosto. E sicuramente per le squadre professional è molto complicato, anche fisicamente, per un corridore riuscire a fare la prima parte di stagione al 100% e poi ritornare al 100% al finale di stagione. È una cosa un po' complessa, diciamo. Già, hai ragione. Effettivamente, anche a giudicare proprio dalle corse effettuate, è così, insomma, c'è questo buco praticamente che riguarda tutto il mese di agosto e anche la metà di settembre, che va a pesare poi alla fine sul rendimento dei corridori. Proiettiamoci verso il 2020, Mattia, tu stai iniziando in questi giorni il primo ritiro stagionale con la Deconinck Quickstep a Calpe, quindi vi allenerete al caldo. Ti chiedo, con che ruolo ti proponi in una grande squadra come la Deconinck Quickstep? Nel senso, ti proporrai per le corse di un giorno, per le corse a tappe? Che corridore sarai? Diciamo che principalmente cercherò di essere d'appoggio ai capitani nelle corse di un giorno. E poi, se mi verrà data l'occasione, in qualche breve corsa a tappe o a Giro d'Italia, o nelle grandi corse a tappe qualche giorno o per altri obiettivi, cercherò di sfruttare al meglio, ecco. Assolutamente, per le corse di un giorno mi verrebbe da pensare forse soprattutto alle corse delle Ardenne. Sì, penso che siano quelle più adatte alle mie caratteristiche. Sicuramente in Deconinck c'è uno squadrone per la prima parte, le classiche del pavé, quindi no, ma non penso neanche di essere all'altezza di poter essere
nella squadra che faccia quelle corse, perché sono veramente 8, 9, 10 corridori che sono nati per questo. Quindi sicuramente se farò le classiche, perché ancora il programma non è stato stirato al 100%, se farò le classiche sarà la seconda parte, le Ardenne. Certo, immagino. E ovviamente il tuo sogno, immagino, sarà quello di ripartecipare comunque al Giro d'Italia, immagino. Ma sicuramente, per un italiano il giro è il giro. Certo. Quindi sì, mi piacerebbe poter essere nella rosa del Giro d'Italia l'anno prossimo. Eh sì. Hai visto, Mattia, che tra l'altro a proposito di The Koenig Quick Step, Julien Alaphilippe per il prossimo anno ha detto sì al Giro delle Fiandre. Direi una scelta anche coraggiosa da parte sua. Sì, sicuramente. Secondo me è giusto che ci vada, perché io l'ho fatta due volte, l'ho avuto la fortuna di farlo due volte in Lampre, e è una delle corse più belle che ci sia nel calendario. Lui è un corridore stratosferico, perché quest'anno ha dimostrato cose impressionanti, quindi secondo me fa bene ad andarci. Logicamente magari tanti dicono, ho sentito interviste che dicono è un po' leggerino, pesa solo 60 kg, è vero, però sai, è Alaphilippe, quindi no, è vero, non puoi mai aspettarti, cioè non sai mai cosa aspettarti, perché magari ti fa il numero. Sì. Nonostante tutto, ecco. Sì, 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 poi un corridore che riesce a vincere la Strade Bianche al primo anno di partecipazione, insomma, vuol dire che anche in virtù del suo passato col ciclocross, un feeling con le strade sterrate o in pavé ce lo deve comunque avere. Anche se tu mi confermi comunque, Mattia, che un conto è fare lo sterrato della Strade Bianche, un conto è fare il pavé del Fiandre. Sì, sì, però lui è la Filippo, quindi questo dice tutto, ecco. Assolutamente, assolutamente. Mattia, a questo punto in bocca al lupo per la tua avventura con la The Koenig Quick Step. Grazie ancora a Mattia Cattaneo per essere stato in collegamento telefonico con noi. A presto, in bocca al lupo. Grazie, grazie Crepi, grazie. Ciao, a presto. Con questa intervista a Mattia Cattaneo si chiude anche questa puntata di Ultimo Chilometro. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato anche in questo martedì 10 dicembre. Ovviamente noi ci risentiamo la prossima settimana, come al solito, dalle 18.30 alle 19.30. Per quanto mi riguarda è tutto, l'augurio di buona serata da Carlo Gugliotta. La faccio finita e fammi il piacere.